Vediamo se riesco a spiegare questa cosa. Cruscotto della Fiat Panda, Panda 141, una Panda Young del 2000, ho pensato di cambiare le lampadine del cruscotto, degli indicatori, da incandescenza, sarebbero queste, a LED. Io inizialmente ho preso questi LED cinesi, che però durano pochissimo, dopo un paio di settimane cominciano a lampeggiare e si bruciano. Queste sono le lampadine, alcune di queste come vedete sono bruciate e anche queste si bruciano molto facilmente e fanno pochissima luce. Qua ho un alimentatore con 12 volt e questa è la lucina gialla che fanno, mentre i LED sono un'altra cosa. E poi ho preso questi su Amazon, sono 3 LED in serie con una resistenza da 120 ohm, qua non si legge ma c'è scritto 121, l'ultima cifra 1 è il numero di zeri, quindi 120 ohm, e questi si accendono e fanno una gran luce, devo dire, fanno una gran bella luce. Ma c'è un problema. Queste lampadine sono fatte in questo modo. Le lampadine originali hanno un... vediamo se riesco a zoomare. Zoomo. Hanno un contatto da una parte, che è questo, e niente qui. Mentre se la giriamo abbiamo il contatto dall'altra parte e niente qui. Quindi qui abbiamo... su questo lato un solo contatto, che è questo, e girando abbiamo niente qui, perché questo qua è girato, vedete, abbiamo questo invece. Ok, quindi abbiamo un contatto da questo lato e un contatto dietro, li vedete? Si vede? Bene, queste sono le lampadine. I LED che avevo preso sono fatti nello stesso modo, hanno un contatto solo da un lato e dall'altro lato niente. Ok, proviamo ad accenderne uno. Ora, il LED è praticamente un diodo che emette luce. Il diodo è un dispositivo elettronico che conduce la corrente solo da un lato, solo da un verso, è come una valvola, la corrente può andare solo in una direzione. Quindi se io, come in questo caso, a meno che il diodo non sia bruciato, sbaglio polarità, il LED non si accende, quindi devo incrociare la polarità, quindi collegare il positivo qui e il negativo al contrario, e non si accende, quindi questo LED è bruciato e noi lo prendiamo e lo massacriamo con la pinza in modo da eliminarlo completamente. Ok, prendiamo un altro LED, vediamo se questo si accende. Di nuovo a caso provo un polo e l'altro, ecco, questo si accende. Ok, come vedete lampeggia, perché questo è già difettoso. Sto alimentando a 12 volt, questo LED è difettoso ed è il motivo per cui li ho cambiati. Se inverto la polarità il LED non si accende, ma non è che brucia, semplicemente non si accende, perché se lo giro di nuovo il LED torna ad accendersi lampeggiando, perché ripeto è difettoso, e quindi sti cazzi di questo LED. E ora arriviamo al portalampada. I portalampada della Panda sono fatti così. Ora qua ovviamente non si vede un fico secco, vediamo se con la luce riesco a... ecco, li vedete le lamelle interne, no? Se io ficco una lampadina di queste, magari una in condizioni migliori, ecco questa, abbiamo una lampadina da questo lato che va a toccare questa lamella qui e l'altro contatto qui va a toccare questa lamella qui. Ok, quindi io metto la mia lampadina, la accendo, vediamo se questa è bruciata. Questa è bruciata, quindi questa lampadina se ne va a fare in... aggiungete voi la parola. Proviamo questa. Anche questa ha i contatti solo da una parte e
questo si è un po' spostato, ma è anche lui solo da una parte. Quindi ora la prendo, la ficco dentro, la accendo dal portalampada ed eccola qua. Come vedete fa anche falso contatto, perché queste lampadine in realtà sono delle merde, per usare un termine tecnico, motivo per cui voglio passare i LED. Sono passato i LED. Ora, se io ficco dentro questo, è la stessa cosa, perché io ho i due contatti che sono perfettamente separati da un lato e dall'altro, e quindi quando metto questo, questo contatto va a collegarsi qui e quello d'altra parte va a collegarsi qua. E quindi se io adesso, sicuramente sbagliando la polarità, vado ad accendere, in questo momento non si accende, lo giriamo ed ecco che si accende. Ok, e ora passiamo alle lampadine che ho preso su Amazon. Hanno due contatti qua e due contatti qua, e questo mi ha creato diversi problemi. Il primo è una notevole quantità di bestemmie che ho dovuto tirare. Perché? Perché i contatti davanti, questi, sono esattamente collegati a quelli dietro. Vedete questi buchi? Questi buchi sono dei contatti passanti. Quindi questo contatto è connesso a questo, mentre questo è connesso a questo. Ok? Quindi io posso accendere il LED toccando i contatti da questo lato o girandolo da quest'altro lato, invertendo la polarità. Capito? Quindi qui abbiamo positivo e negativo, e girandolo abbiamo il negativo che è qui e il positivo qua, perché si rivoltano. Praticamente questi buchi sono dei contatti passanti. Cosa succede quando lo ficco in un portalampada così? Per fortuna in questo portalampada io ho due contatti striscianti da tutti e due i lati, e quindi mi trovo in una buona situazione, se solo questo LED del cazzo entrasse nell'alloggiamento. In questo caso io dovrei essere capace di accenderlo se il LED non saltasse via, perché questo portalampada è una merda e perché questo LED è spesso, molto spesso. Quindi bisogna ficcarlo dentro con una violenza inaudita. Ecco fatto. Vediamo se si accende. Ed ecco che si accende. Questo portalampada è perfetto perché riesco a tirarlo fuori. Che i contatti, che sono questi due sopra, quindi questa parte è il positivo, qui e qui, vanno a inserirsi in questa lamella che diventa il positivo, e lo stesso per il negativo. Ora, nella fottuta panda io mi sono trovato un altro tipo di contatto, che è questo. Questo mi ha fatto saltare i fusibili e mi ha fatto bruciare, ho rischiato di bruciare una parte della circuiteria del cruscotto, perché quando vado a ficcare questo, questa lamella di merda tocca tutti e due i contatti da un lato, quindi tocca insieme il positivo e il negativo, e quindi li mette in corto. E la stessa cosa succede da questo lato, tocca il positivo e il negativo, e quando io vado ad alimentare, ora io ho un alimentatore protetto, se riesco a fare contatto senza dover bestemmiare, come vedete non si accende un cacchio e l'alimentatore mi si spegne. Perché? Perché qua c'è un corto netto, c'è un cortocircuito. Perché queste due piste qua dentro, come potete vedere, sono in corto con questa lamella rotonda. Sono in cortocircuito. Questo portalampada è una merda, perché non si possono collegare questi LED, mentre questi invece sì, perché hanno il contatto solo da un lato. Infatti io metto questo LED, e se riesco nuovamente senza bestemmiare a fargli fare contatto, io riesco ad accenderlo. Perché forse non si è visto, ma
qui c'è un contatto solo da una parte, non su tutti e due, quindi non c'è modo che vadano in corto, perché l'altro è dalla parte opposta, ok? Mentre questi di Amazon, maledetti, hanno i contatti da entrambi i lati, positivo e negativo, negativo e positivo. Quindi quando li metto dentro così, tacchete, cortocircuito, e vaffanculo al fusibile, e vaffanculo anche al cruscotto, e quindi bestemmie che volano. Che cosa ho dovuto fare per fare funzionare questo maledetto? Tra l'altro io volevo misurare con un tester, vediamo la continuità, se per caso mi ha mandato in corto tutta la lampada. No, magari se lo sistemo giusto il tester. Esatto, la lampadina è in corto completamente. Vediamo se si vede il tester qui. Misura di continuità tra positivo e negativo con la lampada Amazon maledetta inserita. Ed ecco il cortocircuito. Mentre con una lampadina normale LED cinese con il contatto solo da un lato, io non ho più la continuità e non mi suona, forse mi fa anche la misura del diodo. Ecco, sì, me lo accende leggermente perché il tester prova i diodi e quindi accende il LED. Ok? Cosa ho dovuto fare per utilizzare queste lampade su questi cazzo di portalampada? Ho dovuto raschiare via una delle piste da tutti e due i lati, in modo che io rimango con un solo contatto da un lato, cosa che farò adesso. Quindi questo lo vado a raschiare con una discreta violenza. Nel frattempo, odiando chi ha progettato questi LED in questo modo, probabilmente su altre auto questa cosa ha un senso, ma qui non ha alcun senso. Ora probabilmente lo sto scassando, però ecco, diciamo che ho eliminato il collegamento elettrico. E la stessa cosa devo fare dall'altro lato, quindi vado a eliminare questa parte con odio, maledicendo chi ha progettato questi LED in questo modo con il contatto da tutti e due i lati, che sia maledetto nei secoli. Adesso proviamo il LED nel maledetto portalampada che lo manda in corto. Ecco, se riesco a metterlo dentro dritto. E vediamo se si accende il LED. Ed ecco che il LED adesso si accende, perché gli ho raschiato via quelle due piste che lo mandavano in corto. Io spero che questo sia chiaro. Invece la cosa che io farò nella mia auto sarà sostituire questi cazzo di portalampada con questi, che non mi danno problemi perché sono proprio diversi nella costruzione. Cioè qua il LED lo metto dentro per così e quindi non fa cortocircuito. Qua invece devo metterlo per così e quindi mi manda in corto i due contatti. Mi manda in corto il cruscotto, mi fa saltare il fusibile da 7,5 A, mi fa bestemmiare molto e mi crea problemi. E per cui ecco come ho risolto. Su questo portalampada ho raschiato via uno dei contatti in questo modo, mentre sugli altri portalampada che sono così invece non ho avuto problemi perché non si forma nessun tipo di cortocircuito. Anche con la pista raschiata questi portalampada funzionano bene. E questo è tutto. Ah, un'ultima cosa vi volevo dire: se volete sostituire i LED della vostra, del cruscotto della vostra auto, fatelo su tutti i LED tranne su uno, che deve rimanere una lampadina incandescenza. Perché il LED spia della batteria, che è questo per esempio, io adesso sto prendendo uno schema di Panda qualsiasi, questo LED deve essere una lampadina incandescenza, perché questa lampadina è collegata direttamente al sistema che eccita gli avvolgimenti dell'alternatore. Quindi quella lampadina serve per dare la prima eccitazione all'alternatore quando accendete l'auto. Se lo trasformate in un LED, voi non avrete eccitazione sull'alternatore. Non mi ricordo bene esattamente che tipo di problema possa succedere, ma credo sia il fatto che l'alternatore non parte a caricare
subito, ma vuole una piccola accelerata per caricare o qualcosa del genere. Comunque la lampadina lì è importante. E quindi io ho lasciato su quel portalampada della spia a batteria, ho lasciato una lampadina incandescenza e così ho fatto. Un'ultima cosa, per curiosità ho smontato uno di questi LED cinesi. Volevo vedere com'era fatto dentro. E ho scoperto che è semplicemente un LED, cioè non c'è nessuna resistenza di carico in serie al LED. Quindi se io lo alimento a 12 volt, il LED va in stress e comincia a lampeggiare. Ma se scendo con la tensione... alla sua tensione di lavoro, attorno ai 3 volt, 2 volt, ecco che il LED è perfetto, funziona. E guardate cosa succede quando alzo. Si alza un po', ovviamente, la luminosità, siamo sui 5 volt, un po' troppo. Però poi comincia a lampeggiare, perché comincia ovviamente a dare i numeri, il LED non ce la fa, finché si brucia. Ma se scendo di tensione e vado sui 2-3 volt, ecco che il LED è perfettamente funzionante. Quindi questi LED cinesi sono ufficialmente una merda perché non hanno nessuna resistenza di carico in serie al loro interno. Grazie. Buonanotte.